questo costume che indossate? Questa è la mia uniforme. A Tolone ho condotto i francesi alla vittoria. Vi chiamate? Napoleone. È appena cambiato il corso della mia vita, Napoleone. Possiamo dire che Ridley Scott è un regista che ha riempito il mondo di cinema, di buon cinema. A volte ottimo, addirittura straordinario. Proviamo a ricordarne alcuni. I Duellanti del 77, Blade Runner dell'82, Black Rain dell'80, Thelma & Louise del 91, Il Gladiatore del 2000, Black Hawk Down del 2001. E sono veramente tanti. Ecco loro in sala con un nuovo film, un Colossal. Che cos'è un Colossal? Il Colossal è un film che è molto spettacolare e ha un alto livello di costo ed è in grado di colpire l'attenzione dello spettatore per la sua imponenza produttiva. Napoleon è esattamente tutto questo, un Colossal. Quello che Francesco Rosi amava definire cinematografo, ha scritto anche un libro che si chiamava proprio Io lo chiamo cinematografo. Siamo nel 1793, in piena rivoluzione francese. Napoleone è ancora solo un semplice ufficiale, tuttavia le sue intuizioni strategiche, che portano alla riconquista della città di Tolone, all'epoca assediata dagli inglesi, lo mettono subito in mostra come un predestinato verso una carriera militare piena di successi. Senza dubbio avete visto i tumulti nelle strade. Dobbiamo servire da esempio, o cadranno altre città. Che cosa fareste se l'incarico di questa difesa fosse trasferito a voi? Vi avevo promesso un grande successo. La pellicola inizia in questo modo, con l'ascesa del corso che sembra inarrestabile, così come sembrano inarrestabili le vicende che lo coinvolgono. La grande passione per l'aristocratica vedova Giuseppina di Beauharnais, che diventerà sua moglie, le conquiste militari con la trionfale campagna d'Italia e quella d'Egitto, la nomina a primo console all'interno del direttorio, organo preposto al governo della Francia dopo la grande confusione creata dalla rivoluzione. Insomma, l'ascesa al trono infine del 1804, dove viene nominato imperatore dei francesi. Avanti, muoviti! Quelli al potere mi vedono solo come un bruto, inadatto a cariche più elevate. Ma io seguo le orme di Alessandro il Grande e Cesare. Evil minds that plot destruction. Io sono destinata alla grandezza. Ma chi ha il potere vede in me solo una spada. Ho trovato la corona di Francia nel fango. L'ho raccolta e adesso la pongo sulla mia testa. Lunga vita l'imperatore! Tutto va veloce, senza freni. Il ministro degli esteri, Talleyrand, sembra quasi avvertire quest'ansia e propone agli austriaci un'alleanza. Un modo, come dire, per fermare le guerre che da secoli stanno distruggendo l'Europa. Ma questi respingono l'idea. Un anno dopo, Napoleone sconfigge proprio gli austriaci e i russi nella battaglia di Austerlitz. È il momento di massima ascesa del corso. Da questo momento, nonostante una inutile vittoria riportata nella battaglia di Borodino, che gli permette di entrare a Mosca, ha inizio la sua china verso il basso. Siamo ormai nel 1812. Le pesanti perdite subite durante la campagna di Russia, pensate oltre 500.000 morti, inducono Napoleone a ritirarsi in Francia. Due anni più tardi, nel 1814, la Sesta Coalizione costringe l'imperatore all'abdicazione e all'esilio nell'isola d'Elba. Intanto, negli anni passati, anche la sua vita personale ha subito forti scosse. Il doloroso ripudio dell'amata Giuseppina, che non riesce a dargli un erede, e il conseguente matrimonio con Maria Luisa d'Austria. Sono tutte cose che lo portano in una posizione di sofferenza che l'esilio all'Elba non potrà che acuire. Io amo troppo la Francia.
ho desiderato soltanto la sua gloria. Non avrei mai voluto la sua sventura. Loro vogliono che io abdichi. Bene, abdicherò. Tuttavia, come sappiamo, non finisce qui. Nel 1815, sentendo che Giuseppina è malata, Napoleone scappa dall'isola e, dopo l'ottenimento del consenso da parte della Quinta Armata mandata da Re Luigi per fermarlo, torna al potere in Francia. Non farà comunque in tempo a rivedere l'amata, che muore prima che egli arrivi per vederla. Siamo ormai verso l'atto finale. Nella battaglia di Waterloo, nel giugno dello stesso anno, Napoleone, che è riuscito a raccogliere più truppe, affronta l'esercito del duca di Wellington e viene duramente sconfitto. L'esilio è la dura strada che il generale dovrà di nuovo percorrere. Questa volta però non sarà la vicina e comoda Elba, ma la piccola isola di Sant'Elena, poco più che uno scoglio situato nell'Oceano Atlantico, quasi a mezza strada tra il continente africano e il Sud America. Napoleone morirà il 5 maggio del 1821 e nella didascalia che anticipa la parola fine alla pellicola si pone in evidenza che nelle sue guerre sono morte circa 3 milioni di persone. Fin qui la trama, una storia che sta sui libri di storia e che tutti, almeno per grandi linee, conosciamo. Tuttavia io mi soffermerei proprio su queste ultime parole che Ridley Scott ha voluto evidenziare a chiusura della sua opera. La guerra, la morte. 3 milioni di esseri umani che spariscono dalla faccia della terra solo per la smania di potere di un uomo, anzi in realtà di più uomini. Gli insani esercizi di strategia bellica, un gioco, quasi un risico. E dietro questo solo distruzione e dolore. Il Colossal di Ridley Scott ci mostra con un realismo straordinario come si svolgevano le grandi battaglie, come la fanteria avanzava indefessa, mentre gli avversari, immagino che li considerassero così, come gli alti ufficiali generali dirigevano le loro operazioni, come giocatori di una grande partita. Puntavano questi fucilieri, i fucili, le armi contro di loro. E ancora loro, questa volta i fucilieri, venivano travolti dalla cavalleria e poi l'artiglieria, le bombe, il fuoco, la distruzione. When you're doing a war film, the scale of everything is so massive. I wanted to do it all in one go. I'd have 300 men, 100 horses, and 11 carriers in the field. It's amazing because you've actually reconstructed the real thing. Ecco, possiamo vedere questo Napoleon come un film di avventura, un'avventura della quale già conosciamo l'epilogo. Oppure possiamo provare a fermarci e a riflettere, a ragionare sulla assurdità dei conflitti bellici, soprattutto adesso che la guerra sembra ripresentarsi con forza proprio a fianco delle nostre vite beate. Mi piace pensare che Ridley Scott abbia voluto mettere, oltre ad altre cose ovviamente, abbia voluto mettere in evidenza proprio questa assurdità, come Francesco Rosi in Uomini contro o Monicelli nella Grande Guerra, che raccontano un conflitto, badate bene, che è arrivato molto dopo le guerre napoleoniche. Un plauso infine alle straordinarie scenografie e coreografie delle battaglie e dei ricevimenti a corte, ai costumi e agli attori tutti, con un cenno particolare al premio Oscar Joaquin Phoenix, sempre all'altezza di se stesso. Seguo le orme di Alessandro il Grande. Fuoco! E di Cesare. Io sono destinata alla grandezza.